poi abbiamo anche mi vergogno un tantino. Funziona questo lato, no? Ma ok. La giornata non poteva iniziare meglio. Oh, ok, si mantiene e facciamo sta benzina. Mamma mia, da quanto tempo non sentivo questo suono, sentilo. Ah, mi sembra di stare su una navicella spaziale. Come ogni motovlog che si rispetti, abbiamo iniziato facendo benzina e non mi resta che dirvi benvenuti e bentornati su questo nuovo video. Oggi siamo in sella a San Kiss, anche se incidentata, perché dobbiamo andare praticamente alla concessionaria per vedere quanto ci chiede di nanni e se rientriamo nei costi che ci ha preventivato il perito. E dato che non abbiamo avuto ancora i soldi, dobbiamo valutare quali cose ci conviene riparare prima rispetto ad altre, in quanto dovrei anticipare i soldi di tasca mia. Questo che ha deciso stamattina non si sa. Però prima di andare alla concessionaria volevo farvi vedere quali danni ci sono alla moto. Ci fermiamo in questo spiazzale bello grande, così vi faccio vedere i danni che ci sono. Praticamente abbiamo sul cupolino, abbiamo praticamente qua, ci abbiamo tutto spaccato, con anche lo specchietto che siamo fatti su, tutto graffiato, quindi per forza da cambiare. Poi abbiamo questa carina dove gli manca praticamente un pezzo, si vede questo triangolino qua che sarebbe questa parte, diciamo, che manca proprio. Poi abbiamo, vabbè, come potete vedere, anche la carena sinistra staccata dal frame. Poi abbiamo anche, ah, ecco, il codino che sta staccato. Non so se riuscite a vederlo, e che si muove pure così all'impazzata, guardate. E poi abbiamo anche lo scarico, come potete vedere, graffiato, ammaccato e non so che altro ci sta fatto sopra. È vero anche che l'incidente ho fatto 3 mesi fa, e ad oggi finalmente, tipo settimana scorsa, è venuto il perito a controllare la moto. Ah, anche poi ci sta pure quel graffio là sulla forcella, quindi diciamo ci sta abbastanza da fare. A proposito di forcelle, mi stavo dimenticando, abbiamo anche una forcella un po' storta. Infatti quando cammino la moto tende ad andarsi un po' a sinistra. Comunque partiamo, risaliamo in sella al nostro San Kiss, cerchiamo di andare piano e vediamo il concessionario che ci dice. Eccolo, infatti mi stavo chiedendo perché Maps non parlasse, in realtà parla, solo che mi dice segnale GPS interrotto. Parlo. Vabbè, strada impostata, dobbiamo fare sto pezzetto indietro che abbiamo fatto. Quindi vediamo un po', vai, passa. Vediamo se arriva qualcuno, no? Posso passare, persone non passano. Ecco, di nuovo segnale GPS interrotto, mannaggia. Inizialmente mi era passato per la testa di comprarmi le carine da un sito cinese, in realtà non è manco cinese poi, ma thailandese, situato a Bangkok, mi sa, Bangkok è il sito online, dove praticamente il set delle intere carene, oddio questa strada piena di fossi, dove il set di tutto il completo, quindi carena destra, carena sinistra, cupolino, pezzi in simil carbonio, codino e tutto il resto, mi costava solo 400 euro, a dispetto magari del sito Honda Parts, dove il semplice adesivo che sta sul cupolino, quindi una semplice V praticamente, mi costava ben 56 euro. Preferivo comprare sta cosa, l'avrei montata pure io, perché alla fine
non penso sia così difficile. Però alla fine mo andiamo a sentire quanto vuole la concessionaria per riparare questi danni, se ci conviene farla riparare o magari darla in permuta per l'acquisto di una nuova moto, oppure se ci conviene farla riparare e darla in permuta all'acquisto per l'acquisto di una nuova moto. Comunque ragazzi, è una sensazione stranissima camminare sul CBR, cioè ho perso anche la concezione, diciamo, di questa posizione un po' sportiva così, perché essendo abituata all'SH 125 dove vado dritto è un po' scomodo stare in questa posizione. Ok, ci parcheggiamo qua prima del semaforo per vedere la strada, perché Maps ha deciso stamattina di non collaborare. Faccio prima a metterlo là. Praticamente ora che ho tolto le cuffiette lui parla. Vabbè. E niente, mo dobbiamo girare a destra di qua e poi a sinistra al semaforo successivo. Dai, parti. Parti. Comunque raga, è una cosa bellissima. Senti il rumore che fa, sentitela. Non me la ricordavo così. Wow, grande. Non me la ricordavo proprio così bella. Cioè ora sta andando il GPS, cioè metti in tasca e non va. Dai, dai, dai. Comunque stavo pensando, per quanto riguarda le modifiche sulla moto, comunque perché devo cambiare lo scarico e altre cose. Vabbè, li cambio sempre, pure catena, corona e pignone, che quelle già erano da cambiare. Però stavo pensando, vabbè, lo scarico sono indeciso tra un GPR Pandemonium e un Leo Vince praticamente, perché boh, non lo so, non ho possibilità di sentirli da nessuno, quindi non so quale dei due scegliere. E poi volevo cambiare anche i semimanubri e mettere quelli più bassi e non questi rialzati, per essere un po' più racing, perché l'idea era quella poi di andare a provare anche la pista. Il marciapiede ti fa schifo, cioè questi che guidano i pullman li devono fa santi, riescono a infilarsi, cioè peggio di noi con le moto. Andiamo piano 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 per trovarlo. E mo dove? Destra o sinistra? Destra o sinistra? Vediamocene di qua a sinistra. Ok, andiamo piano. Lavaggio tappezzeria. Lavaggio tappezzeria. Moto Japan, l'abbiamo superato. Piano, piano, piano. Prima di sto semaforo era, non lo ricordo. Perché quella sta via Cipolla e là è Colonda. Quindi saliamo sul marciapiede di qua. Sì. Allora ragazzi, sono appena uscito da Moto Japan e niente, praticamente loro vanno, questa è una concessionaria, l'officina ce l'hanno in quella strada che sta là a sinistra, 20 metri dopo a sinistra, quindi ora dovremmo farcela senza perderci, però non si sa mai. Vabbè ragazzi, sono arrivato alla concessionaria, ah ecco, ci sta pure là la discesa, vabbè. Ci sentiamo tra un po' allora, il tempo che vado a sentire e ritorno qua da voi. Eccoci di nuovo qua ragazzi, sono passati circa 2 ore da quando vi ho lasciato, ovvero dall'ultima clip che voi avete visto qualche secondo fa. E praticamente fino alla fine ho deciso di lasciare la moto presso l'officina per far riparare almeno i pezzi quelli per camminare regolarmente, no? Quindi cupolino, specchietto e carina sinistra. Lo scarico naturalmente che non è necessario per circolare, ancora non lo faccio cambiare, anche perché ho chiesto se era possibile mettere uno scarico omologato e comunque metterci anche semimanubri più bassi, ma purtroppo mi hanno detto di no, perché o prendo uno scarico omologato proprio dall'Honda, altrimenti perdevo la garanzia. Quindi per ora faccio cambiare solo quei 3 pezzi, anche per stare sicuro che posso circolare comunque per strada e senza alcun tipo di problema. Per lo scarico hanno detto comunque che mi fanno tipo una lucidatura per magari togliere qualche graffio, quindi diciamo ci sta. Dai,
Madonna che fosso che sta là, porca miseria. Sta proprio per la sprofondata. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Lasciate un mi piace sulla pagina Facebook che si trova qui in descrizione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi.